Allora, tecnicamente adesso dovremmo andare nella scala questa qua, quindi della Sì, 208. Era esatto, palese, perché ha detto perché infatti c'è scritto della... la scala dell'appartamento, quindi sì, assolutamente. Esatto. Ok, giù di qua, giusto a destra. Sì. Ok. No, calcolo bene i tragitti, che altrimenti, sai, visto che non uso la luce, non si sa mai. Volevi? No, devi Sì, ok. lo so. Ok. Cazzo. Ce la mettiamo tutte. Bene, buon divertimento. No. Non puoi Cazzo, neanche cazzo, uscire cazzo, dalla cazzo, casa. cazzo, 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 cazzo. Attenzione. Cazzo, 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 Ho potuto dargli così vicino. Coltellaccio lì. ragazzi, però secondo me, allora, non per cattiveria, ma contando che è il nostro amicicio che fa un male boia, secondo me non dobbiamo ucciderlo. Cazzo. No, contro Pyramid Head nulla può. Infatti, stavo dicendolo anch'io, infatti, per quello. Secondo me potrebbe essere tipo una di quelle classiche cose, la butto lì a tempo? Penso, Sì, suppongo. te lo dico io, è a tempo, sì, a un certo punto la battaglia finirà. E allora scappiamo. Lui prende... Boh. Cosa Sì, prende di bello? lui cerca di prenderti e... Cosa Pesa un fare? pochettino quella spadina, io te lo Però... dico. è Si vede molto palesemente, si vede. interessante. Wow. Guarda come tira le spadate. Solo che se quella ti Fa colpisce... male. Ah, ti Diventa... Addirittura sciotta? sì, può shottare, certo. Se hai piena vita, no. Al massimo il normale ti lascia con... uno di vita, comunque ti lascia Via, pochissima via, vita. via, via. Però in difficile ti shotta qualunque sia la tua vita, anche se hai tutta la vita, ti shotta. Sì, è chiaramente, ma anche a facile comunque ti lascia con pochissima vita. Cioè, un colpo che generalmente se ti prende in qualsiasi modo ti dovrebbe shottare, perché è un colpo veramente potente, ovviamente. Però è molto lento, quindi è facile anche da evitare, insomma. Sì, diciamo che non è eccessivamente complicato evitarlo. Mamma mia. Io tra l'altro mi sto mettendo di qua perché lui così viene di qua, mi lascia lo spazio di là e io riesco a scappare tranquillo. Via. Piramide Head, vieni tranquillo. Comunque lui è sempre a trombare il Piramide Head, cioè nel senso, porco Giuda. Un monellino anche lui, hai Ah, visto? sì. Sempre a fare cose sconce. È molto lento comunque come... Cioè, nel senso, uno anche se si Sì. dovesse pensare che sia una boss fight, lui è molto lento, cioè nel senso... Sì, ma fa festa. Vabbè, la spada naturalmente pesa una quintata e mezza. Esatto, quindi cioè è normale che sia lento. Sento la sirena. No, proprio alla fine no. Ma proprio alla fine no, ma che Tra l'altro, sfiga. sì, era alla fine perché lui se ne stava andando e tu gli hai impedito di andarsene, quindi lui ti ha ucciso. Porco due ragazzi. LOL. Va bene, va. Vabbè, dai, ti fai un altro girettino col piramide. No. E niente. Vabbè. Può Sono capitare. cose che capita. Oh, sì, voglia che capita. Capita e come? Dicevi, però magari potrei anche mettermi full vita, così in prevenienza non mi fa niente. Ah, e ti sei? Ah, sì.
Guarda come ti hai messo con la vita. Perché non avevi perso Vediamo. la vita? Aspetta, vediamo un secondo. Mi fa ancora ridere. Allora. Ho tagliato il video, ragazzi, perché tanto l'avete già visto. Non lo so, devo prenderne ancora uno? Sì. Vabbè, sì. Adesso è Adesso stai. tardi? Aspetta. Ok, al posto. Facciamo una cosa furba, va? Tanto non puoi fare niente. No, più che altro che magari è un po' più anche lui più veloce. Sì, è più agile, no, è vera sta cosa, cioè se tu togli le armi tutti i personaggi sono più agili, sembra una cazzata, ma in realtà è così. No, 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 via, 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 via. Maledetto cazzo. Mi si è incastrato il joystick, mi si è incastrato. Vabbè, Per capita. quanto sia nuovo, porco Giuda, sai, fare una L in continuazione è un casino. Che non ti fai compiere Ma ancora. se io spegnessi la luce, lui mi vede comunque, cioè nel Ti senso vede comunque. No, ti vede comunque. Con non. lui Allora è. lasciamola accesa, non ci interessa. Inutile. Sì, lui ti vede. Per un'idea ci vuole ben altro. No, ma lo immaginavo, però nel senso chiedevo, Sì. sai. Bisogna sempre comunque tenerlo lì, lasciarlo lì, il Pyramid Head. Ci deve stare più o meno verso il centro, perché altrimenti se si avvicina leggermente è un casino. Oh, cacchio. Si sta spompando lui, eh. Inizia a avere problemi. Speriamo di non beccare di nuovo la sirena quando da questa parte, cazzo. È stata una sfiga, è stata, cacchio. Via. Via. Dai, vai, vai, coraggio, coraggio. Che strana come cosa, però. Cioè, io pensavo ho detto una boss fight. Però, in effetti, Si Pyramid Head è una, trascinano come boss tutti fight. all'inizio. Sì, ma è normale. All'inizio si trascinano tutti perché tutti pensano di doverlo affrontare. In realtà, quando noti che non puoi affrontarlo, ma devi solo scappare, questa cosa, sì, fa strano, ti capisco. Però il Pyramid Head c'ha un motivo per cui tu non lo puoi attaccare. No, no, via, via, via. Ho perso un secondo il. Mamma mia, che fuga che ha fatto Val, mamma mia, ti stavo vedendo morire, lol. Non farlo mai più. Dai, suona. Non suona. Quanto dura esattamente? Tu lo sai, Derek? Allora, la durata dipende dalla difficoltà di gioco. What? Eh sì, perché con la difficoltà No, di no, no, gioco cambia. what? Lui non c'è più. Non mi sta cagando. Madonna, perché c'era. LOL. Ma come mai? Mi sa che ho trovato un bug. Ma è una cosa fantastica, cioè in quel modo si era bloccato, perché lui stava provando a scendere, ma evidentemente si era tipo incastrato. Vabbè, Figo. comunque Aspetta che dicevo, ti si sente un dipende po' più dal basso. gioco la Aspetta, aspetta, durata. che deve andare via il rumore di ferraglia. Perché purtroppo i Pyramid Head fa troppo casino. Si sente più basso delle orecchie, a meno che non urli un po' di più. Sì, tranquillo. Ok. Aspettiamo che finisca. Ok, perfetto. Ok, di pure, Posto. adesso Derek ti si sente. Sì, scusa, stavo dicendo semplicemente che la durata della battaglia tra virgolette, con Pyramid Head dura a seconda della difficoltà del gioco, perché a seconda di quello che mettete cambia proprio il tempo. E in difficile, pensate, arriva a durare addirittura 40 minuti, mezz'ora. Eh Madonna. sì. Mentre invece normale dura 10 minuti, un quarto d'ora massimo, non dura tanto. Naturalmente La vado a facile dura salvare. quasi niente perché ovviamente, vabbè, facile, normale che duri tanto. Si cambia a seconda proprio della difficoltà.
Sì, beh, ci sta. Vado a salvare, ragazzi, perché non c'ho più voglia di farla. Solo per quando, nel caso Giustamente, dovessi morire. comprensibile, comprensibile. Dobbiamo poi scendere dalle scale, immagino, Sì, quelle che dove è sono andato il uscite. piramidazzo devi scendere. Immaginavo. Sì, esattamente. Vabbè, ma qua comunque era palese che il Pyramid Head secondo me non era da uccidere perché, cioè, ragazzi, una cosa mastodontica, le pistole, che cosa pensate di fargli? Gli fate una carezza? Cioè, Sì, sinceramente, esatto, non ma per poi cattiveria, perché... però. È Certo, poi... palese come cosa. Poi è ovvio che in realtà, vabbè, anche per il significato del Pyramid Head non possiamo, che tu ancora non hai inteso bene, ma perché scoprirai più avanti, ma anche per quel motivo non può essere sconfitto da James. Poi vedrai. Ok. Comunque, tanto controlla bene, zone qui, Vediamo se muove la andando testa. là. Abbiamo visto sta cosa che quando tipo vede un oggetto muove la testa, giusto? Sì, quindi quanto pare qui non mi sembra che ci sia niente perché non ha cambiato Non ha direzione. tic, non ha, quindi. No, quindi Dobbiamo. direi che... Allora, qua tecnicamente scendiamo ancora sotto nei sotterranei che non abbiamo però la mappa di questi sotterranei, direi, perché siamo al primo piano. Sì, vabbè, vediamo, dai, magari troveremo Vediamo. la mappa dopo. Vediamo, ragazzi. Può O magari andiamo da un'altra parte ancora. Chissà. darsi, può darsi. Siamo direttamente fuori. Attenzione. Invece. Siamo, guarda dove siamo finiti. Blue Deck. Creek. Siamo esattamente sopra Roser Water Park, che era dove dovevamo andare noi, se non ricordo male, no? No. Esatto. Sì, No, no, andiamo sì. da lì. Giusto, giusto. Quindi adesso possiamo raggiungere la meta che ci eravamo prefissati. Beh, adesso raggiungerla, parliamo. Prima ci facciamo un giro tutto intorno e poi andiamo lì come ultima parte. Perché qua, ragazzi, bisogna cercare le cure, ragazzi, perché già ne abbiamo usate un Giusto. paio. E non va bene, non va bene, ragazzi, non va bene. Grazie. Basta chiedere. Qua. Vedi, il gioco già te ne regala uno, vedi? Vedi Di com'è? quelle Ce n'è grosse, tra rosso. l'altro. Ma perché sa che ho appena combattuto contro il. Cioè, che tecnicamente ho, tra virgolette, combattuto contro il Pyramid Head, tra virgolette, molto, tra Sì. virgolette. Sì. Molto tra virgolette, perché infatti, diciamo, si considerano. Diciamo che non è proprio una boss fight, come avete potuto ben vedere. Diciamo che ha uno scopo ben diverso da essere una boss fight. Beh, sì, Più è che altro palese è una quello. survival fight, cioè devi sopravvivere e basta. Survival fight è bellissimo, ragazzi. Penso che Derek abbia appena coniato un nuovo. Un nuovo termine, Sì, un nuovo vero? termine di Perché è un combattimento gioco. perché lui stava combattendo, cioè lui stava combattendo, ma tu no. What? Ha preso un Quindi... faccione! Ma si è preso un faccione, ma dai! Ma hai visto? Ho visto. L'hai fatto inciampare, vedi? Si è emozionato pure lui. Ha la faccia Neanche lui ci dell'emozione. crede a qualcosa. Ha la faccia dell'emozione, cavolo. Allora, vediamo un po' dove siamo. Siamo qua. Quindi non possiamo andare in giù di là. Perfetto, come al solito. Però magari riusciamo ad arrivarci in qualche altra maniera. Adesso c'è la tua amata bambina. La stronzetta. Eh sì. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? C'è andata What? pesantissimo qua. C'è andata pesantissimo. Proprio gliel'ha detto proprio in faccia. Proprio con Cioè, cattiveria. tu non Tu amavi Mary non Mary. E l'amavi, ha attenzione, detto. ma perché. Cioè, lei come cazzo la fa a conoscere Mary? Cioè, nel senso, se Mary è morta, giusto, perché lui comunque lo continua a ripetere che Mary è morta. Com'è possibile che la conosca? Cioè, la conosca? C'è qualcosa che non quadra. Cioè, Qual quadra non cosa, esatto. sono tante le cose che non quadrano a Silent Hill, nel senso, però dico, questa è una cosa in più. Sì, questa in particolare molto di più. Poi adesso non quadra, ma quando arriverai più avanti vedrai che quadrerà tutto, non ti preoccupare.
Ma quello non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio, però. Perché come sai, Silent Hill arriva piano piano, ti fa scoprire piano piano le No, cose, di qua quello non ci voglio andare. Perché andremo direttamente dove dobbiamo andare e io voglio prima guardarmi intorno, quindi saliamo su di qua. è bello. Vai, vai, vai. Esplora, esplora tutto. Ah, più che altro è che ci servono. L'esplorazione premia Ho dei sempre. proiettili per la pistola. Ho Vedi, 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 vedi. dei proiettili per la pistola. Ma Basta. che Ma meraviglia. non possiamo andare da nessun'altra parte, quindi mi sa che siamo costretti, Derek, ad andare lì. Siamo praticamente costretti, eh sì. Uffi, non è giusto. Volevo andare a prendermi dei nuovi oggettini di là, magari. Vabbè, hai preso dei proiettili, cosa vuoi di più? Vabbè. Ma non mi basta, voglio le cure io. Beh, I piano piano proiettili sono potrai anche quelli, sopravvalutati in questa soprattutto, non run. preoccupare che trovi tutto. In questa run sono sopravvalutati i proiettili, ragazzi, dovete capire. Stiamo andando di bastone. Alla Ernest, praticamente, stiamo andando. Esatto. Ma che culi. Guardiamo tutto per me. Rosewater Park. Rosewater Park. Dunque, questo sarebbe il parco. Mary, sei qui? E vediamo. Vedremo, vedremo se è qui veramente oppure no. Controlliamo tutto per bene, perché anche nei cespugli magari c'è qualcosa, giù di qua. Allora. Sì, guardalo bene questo parco, che è tanto bello questo parchettino. Adesso vedo che vedi che trovo 1000 nemici. No, girati Ah, bene. beh, lo è il minimo Silent Hill. Attenzione, le cose per terra, l'ho vista. Sì, continua a guardare qualcosa giù di là. Ma che cosa stai guardando qua? Proiettili pistola. Proiettili Vedi? pistola. Boh, cioè, in poco hai trovato già 40 proiettili di pistola, cioè, minchia. Meglio di così non si può. Una cura. Oh. Allè. Ah, dopo l'altra volta che ci ha colpito il piramidale, devo curarmi, secondo te? Fatti un'altra curata, dai. Già che ci sei, dai. Ah, sì, dai, così siamo più Non bravi. siamo però in verde ancora, strano. No, però, vabbè. Ha Va tolto così bene, tanto quel colpo del piramidale? dai. Eh sì. Lui toglie sempre tanto. Poi lui ti ha colpito con un colpo che, sì, non fa tantissimi. Cioè, fa meno danni, ma. Però sì. Comunque. Patrick Chester, il figlio di Edward, lottò e morì per la gente, la libertà è per il nostro futuro, la sua memoria continua a vivere. Leggende locali. Non fa parte di enigmi particolari o altro, No, no, altrimenti. no, tranquillo. È una cosa che sì, diciamo riguarda la città più che altro. Ah, noi abbiamo guardato tutta questa parte di qua. Ok, andiamo di là e poi dopo torniamo un secondo indietro che voglio vedere se c'è qualche altro oggetto. Ok, quindi adesso noi possiamo andare giù di qua. C'è qualcosa giù di qua? No. Guardi da qualche parte? No, perfetto, andiamo allora. Così mi piace. Ah, sai, se Non è. cerca di capire. No, infatti, giusto essere sicuri che non ci siano cose. Non lasciamo. Deprendiamo tutto. Non Cioè, ti guarda niente. regala e noi prendiamo perché. E beh, è il minimo. Cosa vuoi, non prendere? Scusami. No, scusa, è così generosa la città, cosa fai? Lasci lì? No, e quindi. Allora, aspetta un po' però qua. Potevamo entrare anche di qua? No. Giù di qua torniamo indietro, ok, sì. Torniamo quindi di qua dritti, ok. Volevo solo vedere se per caso c'erano oggetti, ma non vedo niente neanche per terra, quindi possiamo proseguire. Qua che cosa c'è? Un gazebo. Un gazebo. Un gazebo con niente dentro? Guardate intorno. No, non vede niente però. Altrimenti non mi si muoverebbe niente. Ok, e allora usciamocela. Qua ci sono le ammo. Se Vedi riesco a. la panchina qui di fianco. Vabbè. Ok. Qua c'è roba, no. Qua ci sono altre cure. Oh, che meraviglia. Ma veramente, ma mi stare. Se non mi fa far girare, mi fa girare per un po' bene la treca. Grazie. Veramente, ma quante curettine mi stai dando? Mi piaci quando fai così. Bene, 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 bene. Bene, 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 ragazzi, bene, bene.
Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel, too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Huh, or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Allora, Alt. Attenzione, attenzione. Maria. Allora, intanto ho notato una cosa e confermami un attimo, Derek. Lui non ha detto che è morta sua moglie. Maria gli ha detto... Maria gli ha detto proprio la frase, ma se hai detto che è morta, ma lui non l'ha detto a lei che è morta. Oh, mi sono perso un secondo un passaggio io, me lo sono svanito. No, lui ha detto anche, gli ha detto che assomiglia a mia moglie che è morta, no, l'ha detto. Ok. Allora non ci ho fatto caso, vi chiedo scusa. Comunque, no, Maria, è intrigante come tipa, molto intrigante, molto... non lo so... Si nota già che è un po' molto particolare sto personaggio qua. Ha dei comportamenti un po' particolari, sì. Perché hai notato che è molto sensuale. Sì. Mi sa che gli piace proprio il sesso, anche perché anche all'uso casualmente che il loro posto preferito, diciamo, di James e Mary sia l'albergo, cioè l'hotel, naturalmente dove cosa fai in hotel? E lei gli ha detto "Lo credo bene, infatti". Quindi adesso abbiamo un personaggio. Comunque l'hotel era comunque situato in un posto vicino al lago, quindi comunque aveva una vista lago che effettivamente comunque era molto romantico. Certo. Ma sì, c'era anche sicuramente quell'allusione. Sì, di certo è un personaggio che è un po' particolare, lo impareremo a conoscere pian piano, però il fatto che lui pensava di trovare Mary e invece ha trovato Maria. Particolare, tra l'altro adesso viene con noi, attenzione. Lei è con noi, esatto, ci seguirà ovunque andiamo adesso, e abbiamo un compagno di viaggio. Che non dovremmo far morire, immagino, suppongo. Sì, oddio, per morire deve subire veramente tanti danni, però... Ma sì, scappa, se noi scappiamo scappa anche lei, spero, non è che sì, tipo... Sì, ovvio, certo. No, lei non... Allora, lei non combatte, lei ti segue soltanto, quindi tu, se scappi dai nemici, anche lei scappa. In memoria delle 77 persone morte di malattia che riposano in fondo al lago.
Attenzione. Riposano in fondo al lago. Ah, noi dobbiamo andare quindi. Qua però non c'è l'albergo. Non è in questa mappa. No, perché l'albergo è. Dovresti attraversare il lago di Toluca, ma al momento non puoi farlo. Diciamo che per adesso devi capire dove andare. Dovremmo esplorare bene questa nuova parte della città di Silent Hill, ecco, diciamo, per capire dove dobbiamo andare. Ok. Allora, aspettate un po' di qua, si può andare un attimo, vediamo un attimo. Fammi vedere un secondo, c'è l'altra parte da esplorare. Ah no, aspetta, in fondo si può andare intanto, aspetta che magari c'è qualcosa in fondo. Cosa vedi? Non vedo niente. Non c'è niente. Almeno, sembrerebbe. No, non vede niente. No. Controllo per bene, sai, non si sa mai. Sì. Controlla pure tutto. Se attacco lei sta ferma, immagino. Sì, ovvio, certo. Sta dietro di te, ferma, non ti intralcia in nessun modo. Sto cercando di girare la telecamera. Grazie. È un casino sta telecamera ogni tanto, sono sincero. Beh, vabbè, lì. Sì, che altro ogni tanto devi. Le telecamere senti sono sempre state un po' un casino, non è che. Vittima di una persecuzione da parte di Annie. Jenny Carroll viveva con orgoglio e onore. Ciò che è successo qui non sarà mai dimenticato. Immagino Cristiani ci fosse scritto. Qua c'è qualcosa però qua dietro. Sembra come se fosse. Ma non me lo fa vedere. Però tienilo a mente perché è una cosa che poi vedrai. Tu tienilo a mente. Dove c'è la R? Ok. E mi baso sulle cose io. Sì, no, certo. Okay. Allora andiamo avanti. Di qua c'è qualcosa? No. Oggetti vari ed eventuali? No. Stai fermo con la testa, quindi andiamo avanti. Allora, girati. Fammi vedere un po' cosa c'è di qua. Non c'è niente. Oh, mi porti sfiga, Maria. Parliamone. Cioè, nel senso, finora ho trovato sempre oggetti. Adesso ci sei te, non trovo più oggetti. È pazzesca sta cosa. Maledetta. Dovrei ricambiare con qualcosa, sappi. LOL. Magari un favore speciale, qualcosa. Esatto. Poi minimo. E niente. LOL. Scusate, questa citazione a Silent Hill 4, scusate, era doveroso. Te l'ho proprio lanciata lì così, per lanciarla. Sì, me l'hai proprio messa, guarda, è proprio mi è uscita con una naturalezza incredibile. Ok, non c'era niente qua, ho provato a vedere ma non c'era niente. Ok, perfetto, possiamo andare. Niente, basta. Io controllo, okay, faccio controlli. Fai controlli, bravo. Non si sa mai. Non guarda nessuna parte, anche lei inizia a fare. E niente. Che si stanca, poverino, non fa niente. Ok. Scusate, ma controllo sempre da che verso sto andando perché sto cercando di capire. Ok, qua ci sono. Ci dovrebbero essere tecnicamente dei posteggi che però noi non vediamo. Qua c'è una stradina sminchiola che non, in realtà non porta da nessuna parte. Questo la voglio seccare perché c'è la cura. Aia. Oh. Che strano, è partito in ritardo da come l'avevo usato io. No, va, può capitare. Cioè, l'ho cliccato il tasto. Sì, ma forse non avevi premuto al momento giusto, lui è riuscito ad attaccare prima e via. Ah, guarda cosa succede. Si sta. Aspetta, fa vedere come sono messo con. Sono in rossino, quasi. No, beh, non sei rosso, però. No, vedi che tipo. Ah beh, forse perché ci sono delle cose arancioni intorno che magari fa un po' più rossino. Vabbè, se no fatti una cura, dai, così tranquillo, dai. Ok.
Allora, quindi ragazzuoli, dobbiamo andare qua. Adesso però possiamo andare verso il Jack-in, allora, possiamo andare. Che prima non potevamo. Esattamente, la Jack-in, esatto. E ricorderete, la Jack-in c'era anche in Silent Hill 1, tra l'altro. Ah, se tu mi dici che lei non viene colpita, cioè che non prende danni o altro, io vado tranquillo. No, lei... Cioè, se tu scappi, lei ti segue, quindi puoi stare tranquillo. Sì. Se cambi visuale mi fa un piacere, grazie James. Qua ci sono le ammo. Via, 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 via. Allora, qua c'è il Jack-in, giusto? Sì. Sì, esatto. Vediamo un secondo, perché da questa parte non ho guardato, ho guardato solo dall'altra parte, se c'erano degli oggetti, cose eventuali. Qua dentro non ci fa entrare. Entriamo qua dentro. Ma questa qui non era al... No, sbaglio, è l'hotel... Quello dove... No, è lo stesso... È il motel che c'era in Silent Hill 1, cioè... Ah, infatti... Qua... Quello della faccenda di... Del dottore, diciamo. Sì. Ah, è quello. È proprio quello. Perfetto. Le location che tornano, perché effettivamente comunque... Ha senso, naturalmente. Silent Hill è quella. Cioè, nel senso, le cose sono principali sono poi quelle lì. Certo. Stai di nuovo tornando. Allora, sto guardando un secondo se troviamo prima degli oggetti qua fuori per poi entrare a provare a vederne le varie stanze. Visto che non ci sono... c'è un salvataggio, attenzione. C'è un salvataggio, vedi? Adesso guardiamo, Salvataggio qui. Sì. Guarda pure in giro, guarda di tutto. Qua perché se senti di nuovo rumore... È arrivato un nemico forse da lato. Sì, forse dall'altra parte. È più facile. Vabbè, allora intanto salviamo, ragazzi. E via. Oh, ok. Ok, ragazzi. Allora, con questo gruppo di video siamo alla fine, almeno per oggi. Perché abbiamo detto che fino a che quando arriviamo a, diciamo, a salvataggio avremmo staccato, ragazzi. Quindi, intanto ringrazio come al solito Derek... Naturalmente, grazie a te, piacere, figurati. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate naturalmente il canale di Derek. Quindi andate assolutamente a seguire il canale di Derek, sia di Twitch che di YouTube. Iscrivetevi, lasciate il follow, assolutamente. Se volete, troverete sicuramente anche le varie guide complete di Silent Hill sul canale di Derek. Quindi vi consiglio di YouTube, naturalmente, vi consiglio di andarle a vedere. E ci vediamo alla prossima, ragazzi, lo sapete, così continua poi con i prossimi episodi, perché naturalmente noi facciamo sempre 2 o 3/4 di episodi alla volta e poi dopo ci fermiamo, naturalmente. Va bene, ragazzi, alla prossima, allora, ciao! Alla prossima. Ciao!